sentito un gran colpo, sembrava un terremoto, un momento proprio, ho guardato fuori, ho visto tutti i pali che volavano, si è fermato il bus là, che se c'erano i ragazzi fuori da scuola. Ho sentito un grande botto, ma non secco, ma continuo, e il mio pensiero era che fosse un qualche pezzo di casa che fosse caduto. Macchine ammaccate, terra e cocci per strada, cartelli divelti, vetri infranti e poi ancora la gente ammassata dietro al nastro, ma soprattutto un autobus accasciato contro la pensilina tra un vaso e un cestino della pattumiera. Scene da via Milano a Como, dove questa mattina, intorno alle 8:15, si è verificato un incidente. Tutto è accaduto in pochi minuti dopo l'incrocio con viale Giulio Cesare in direzione piazza San Rocco e via Napoleona. Un pullman della linea Ferrovie Nord Milano Autoservizi stava arrivando da via Milano Bassa, diretto a Varese, quando il conducente ha perso il controllo del mezzo. L'autobus è così finito sul marciapiede e, dopo aver travolto alcune fioriere e 7 auto parcheggiate, ha terminato la sua corsa contro la pensilina della fermata che si trova davanti all'Istituto Pessina. 5 le persone rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave. L'autista, un 36enne del Giate Comasco, 2 passeggeri dell'autobus e 2 pedoni, tra i quali una 16enne di Castelmarte, portata all'ospedale Sant'Anna in codice rosso. Le condizioni della ragazzina sono poi risultate meno gravi, resta ricoverata in pediatria con alcune fratture e contusioni. Danni anche alla banca che si affaccia sul marciapiede, rimasta chiusa questa mattina, e al semaforo di viale Giulio Cesare. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma sembra che il conducente sia stato colpito da un malore, come riferito agli agenti della polizia locale di Como intervenuti per i rilievi. A loro il compito di effettuare le indagini, anche con l'aiuto delle testimonianze e delle immagini delle telecamere pubbliche e private che riprendono la strada. Sul posto 3 ambulanze e motomedica per il soccorso dei feriti, oltre ai vigili del fuoco impegnati per ore a mettere in sicurezza l'area. Ci siamo preoccupati di mettere in sicurezza le autovetture coinvolte, ovviamente, sbloccare, cioè, il pullman, perché era rimasto bloccato tra una fioriera e un cestino di rifiuti e la pensilina, quindi abbiamo liberato l'automezzo. Ci siamo accertati anche che nelle vetture non ci fossero persone, per fortuna erano solo autovetture parcheggiate. Per consentire lo spostamento dei mezzi, la strada è rimasta chiusa per oltre 2 ore, con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino. Nel pomeriggio è arrivata la nota del gruppo FNM, del quale fa parte FNM Autoservizi. Il conducente del mezzo era stato sottoposto all'annuale sorveglianza sanitaria, come prevede il protocollo dell'azienda, si legge nel comunicato. Ieri il turno era terminato alle 14:06, oggi il lavoro è iniziato alle 16:07 e la sequenza dei turni di lavoro è in linea con la normativa prevista. Il mezzo coinvolto nell'incidente, si legge ancora, è un autobus di ultima generazione immatricolato nel marzo di quest'anno. Il veicolo ha percorso meno di 30.000 km.